nuova puntata di Incorreggibili solo su voi. Beh, io sono Ivo e sono il più macio di tutti. Non litigate per me. È inutile, è inutile. Scelgo io, come sempre. Io vengo dall'altra dimensione. Non mi credete? Il problema è che qui siete tutti normali. Chi vuole essere campione del mondo, eh? Alzate le mani. Tutti. Sapete tutti. A chi dovete chiedere consigli? Invece che al direttore tecnico della nazionale? A me, a chi se no? A me non serve un monologo per fare la domanda del secolo. Perché mia madre mi ha fatto così bello? L'unica cosa che mi devi dare è nome e cognome dei tuoi genitori. Ma li troveremo, Toto. Voglio dire, non sono qui. Bene, proviamo uno. Sì, allora Silvia e Gianni Moreno. Il giardiniere. Il vincitore è... Paul. Bravo, Paul! Bravo, Paul! Bravo, Paul! Bravissimo. Diego, no. Qualcosa non va, non può essere Paul. Ti stai sbagliando. Beh, ma ci sono i voti. No. Il fatto che voi siete entrati in casa mia nella stanza di Miranda è spaventoso. Ma perché siete andati a casa dei nostri figli, la casa che noi abbiamo comprato? Sì, per questo le chiediamo scusa. No, va bene, procedendo, perché avete chiesto alle ragazze se sono state adottate? Questo non si fa. No, ovvio che non si fa. Vi chiediamo nuovamente scusa. E vogliamo una spiegazione, ovviamente. Cosa volete? E chi siete? Gianni Moreno è mio padre. Allora questo vuol dire che non è morto. È vivo!
È vivo, tu ti rendi conto? È vivo! Miranda, chissà quanti Gianni Moreno esistono. No, no, è lui! È lui, ne sono quasi certa, è lui! Ma tu lo sai che tuo padre è morto in un incidente? Sì, sì, quindi lo come so, può lo essere so, lui? Lo so, Toto. Devo andare a dirlo a Luna. E va bene, ma stai con i piedi per terra. E quindi parlate? Dunque, cosa posso dire? Noi siamo dei giardinieri e... è evidente che facciamo lavori di giardinaggio. È questo quello che facciamo ed è per questo che ci avete assunti. È lui che ci ha assunti. Che cosa? Come sarebbe? Li ha assunti lei? È stato lei ad assumermi? Ebbene sì, mi spiace, li ho assunti io, ma è da quando sono arrivati che fanno cose strane. Eh sì, miei cari signori, siete strani, stranissimi, stranissimi. Dico sul serio. Come vi è venuto in mente di entrare nella stanza di Miranda e poi a casa dei miei figli, quella che abbiamo comprato noi? Non so che dire, non lo so. Il vostro modo di fare dà nell'occhio. Avete un atteggiamento molto ambiguo. È la parola giusta, sì, ambiguo. Ma se mi permette, direi posso che spiegarle. È meglio lasciar parlare me, tu sei solo un dipendente. È giusto che sia il responsabile a dare una spiegazione. La ringrazio, signora Victoria. Ora, quello che sta succedendo è che Daniel, così si chiama Daniel, certo, è entrato in casa sua per cercare degli attrezzi, ma questo è chiaro. Dopodiché sono successe alcune cose, ma per puro caso. Per puro caso? E la foto? Vede, a noi piace fotografare i giardini. Sì, sì, ecco, io ho fatto la foto al giardino proprio perché ci era sembrato un giardino bello, bello da ritrarre, con uno stile interessante. No, no, ma no, quale no, stile no, se non c'è no, neanche un albero che desti l'attenzione? No. Non è e niente di bello quel giardino. E comunque io ho chiamato l'agenzia immobiliare e non risulta che voi siate stati assunti. No, ma questa è tutta un'altra storia. Il fatto è che... Perché non glielo spieghi? Beh, sto cercando di spiegare che, visto che mi è piaciuto lo stile del giardino, abbiamo fatto la foto ma solo per conservarla. Per noi era per il giardino, dato che abbiamo un'impresa di giardinaggio. E questo è tutto, non c'è niente, non c'è nessun problema, signora. È così, è la verità. Non c'è nessun problema, può stare tranquilla. Non sono d'accordo. Sì, ho capito, adesso vediamo. Ragazzi, per favore, lasciateci soli. Vabbè, certo. Solo d'accordo. Un minuto, Paul, resta qui con noi. Vai. Sì. Sì. E Alessio, vuoi chiarire la tua posizione, per favore? Il vincitore del provino è Paul. E ad Alessio non va bene. Perché non sei d'accordo? Perché Paul è stato e forse lo è ancora innamorato di Luna. Che cosa? No, non è vero, Alessio, ti sbagli. Ah, non è vero, dici? E allora come stanno le cose? Spiegacelo. Beh, ecco, non so, sì. Sì, mi vedete, piaceva prima, vedete, è vero, ma è passato. Le cose sono cambiate ora. Calma. Quali cose? Sì, siamo solo amici adesso. Non capisco Alessio, cosa ci sia di male. Ma perché reagisci così? Ormai è una storia vecchia. Non so se vi è chiaro che non stiamo parlando di professionisti. Sono dilettanti che non hanno idea di come si diano i baci in scena. Non permetterò che una persona innamorata della mia futura moglie la baci davanti a tutti. Ma no, qui non si tratta di essere professionisti o no. Tutti sanno com'è la situazione. E inoltre non sappiamo nemmeno se nel copione ci saranno dei è baci. È una storia d'amore e non ci saranno baci. Comunque sia, non è giusto. Io ho vinto il provino e merito di essere il protagonista. Alessio, Paul ha ragione. Ha ragione. Avresti dovuto dichiararlo prima. Lui è stato scelto. È il vincitore e sarà lui il protagonista. Che ti piaccia o no, è così. Ecco. Sono d'accordo con te. Ma sì, buon per voi allora. Alessio. Beh. Luna, devo dirti una cosa. Anche io ho bisogno di parlarti. Il giardiniere è Gianni Moreno. Lo sapevo già. E come l'hai saputo? Ho visto il suo documento. Sarà papà. È la stessa cosa che vorrei sapere anch'io. Però, sai, potrebbe anche essere qualcun altro. Un omonimo di papà? Che cosa vuol dire, Luna? Qualcuno che ha esattamente lo stesso nome. Non so, come Gianni Perez, ce ne saranno migliaia. Però vorrebbe dire che è un impostore. Sì, o qualcuno che vuole qualcosa. Aspetta, Luna, i nostri genitori sono morti. Sì, o almeno così mi hanno detto le suore. Sono morti in un incidente d'auto. Oh, forse no. Forse persino la mamma è viva. Perché le suore mi avrebbero dovuto mentire? Io non lo so. Non lo so, forse ti hanno detto così perché papà non aveva i mezzi per crescerci e ci ha fatto adottare
per evitare problemi in futuro. E quindi ha chiesto alle suore di raccontarci questo, per cancellare il passato. No, non credo. Aspetta, in realtà i motivi possono essere tanti, ma supponiamo che questo signore abbia uno scopo, un interesse a stare vicino a noi. Un interesse per cosa? Non lo so. Non so, per soldi, è l'unica cosa che mi viene in mente. Pensi che vogliano chiedere soldi a mia madre? Sì, perché mio padre se lo giri non gli cade nemmeno una moneta. E allora, non capisco, a questo punto credo che siano qui per qualcos'altro. Forse uno dei due, senza volerlo, ha il nome uguale a nostro padre. È pura coincidenza. No, hai ragione, non può essere un caso. E quell'altro chi è? Un complice? Di che cosa? Per far cosa? Non lo capisco. Anche io non lo capisco. Ma ti giuro che mi scoppia la testa, Miranda. Sì, anche a me. Che cosa faremo, Luna? Se le devo dire la verità, la storia dei due giardinieri ancora non mi convince. Ma non dobbiamo preoccuparci più di tanto, forse torto? No. Dobbiamo stare attenti, questo sì. Allora la storia dei giardinieri finisce qui. Per il momento diciamo di sì, però nonostante tutto io sono ancora pervasa dai dubbi. Anche io. Beh, però come dice lei, dovremmo stare attenti, Da quando sente che ha ragione è impressionante come arriva al centro della questione. Una volta che ho ragione. Posso andarmene? No, perché? Presti. Ah, signora, non sa quanto mi piace sentirglielo dire. Lei è un uomo in gamba, davvero svelto. Io dico una cosa e lei se ne va per la tangente. Che cosa incredibile. Le voglio parlare di un argomento delicato. La ascolto, sono tutto orecchie. Allora, Guzman, è qualcosa che dobbiamo condividere, che ci coinvolge tutti e due. È una questione seria che ci riguarda, ma non voglio che si preoccupi. Ma come faccio a non preoccuparmi? Senti che tono. Cosa è successo? Beh, sì, è giusto che si preoccupi, perché in realtà riguarda tutti e due. Il discorso è che Miranda ha preso coscienza di questa situazione da poco, dei suoi genitori biologici e tutto il resto, e adesso desidera andare a visitare la tomba dei suoi veri genitori per portargli un fiore. Ah, cara signora, quanto la capisco. A me succederebbe esattamente la stessa cosa. E quindi? No, niente, ecco, io volevo... Ho guardato nei registri del convento e ho trovato il nome del cimitero. Ah, sa dove stanno? È questo. Io volevo sapere se lei... Se mi può accompagnare. Ma è chiaro, ci può scommettere. Inoltre, quando Luna lo verrà a sapere, mi immagino che vorrà venire anche lei. Esatto, sì, va bene. Io parlo con Miranda e Miranda mi dice quando ci vuole andare. E niente, l'avviso, le sta bene? Ma certo, sarà un momento intenso, Victor. Intensissimo. Per questo è importante che... lo affrontiamo insieme, eh? Io sono con lei, stia tranquilla. Grazie, Guzman. Siamo salvati in tempo, no? Questo lo spero. Perché dice così? Mi sono sembrati più tranquilli. Io ho la sensazione che ancora sospettino. Dovrò sicuramente anticipare il piano. Ascolti, so benissimo che non vuole rendermi partecipe, però pensandoci bene, prima ce ne andiamo da questo posto, meglio è. Restare qui è un rischio davvero troppo grosso. Potrebbe diventare molto pericoloso. Oh, Luna, che cosa facciamo? Io ho molta paura. Che possiamo fare? Dobbiamo stare tranquille per adesso. Per prima cosa, dobbiamo capire bene chi sia questo signore. Perché se non si tratta di nostro padre, allora può essere molto pericoloso. E se invece lo fosse? Questa è la parte difficile. E va bene, allora dobbiamo andare a dirlo alla mamma. No. Ma perché no? Perché la prima cosa che farà è cacciarlo. O forse no, forse non lo farà. Miranda, ricordati quello che ha fatto con me. È un comportamento naturale. Sì, in effetti hai ragione. Quindi prima di parlare dobbiamo sapere la verità, hai capito? A me sembra strano che questo Gianni Moreno sia arrivato qui e non si sia fatto riconoscere. Sì, hai ragione. Però lo capisco, sai, perché ognuno ha le sue ragioni e paure. Io ho fatto esattamente come lui. Certo. E se fosse ricercato dalla polizia? Oh, che paura, Luna! Può essere una possibilità. Insomma, dobbiamo tenere segreta questa informazione, perché se lui è nostro padre, c'è il rischio di non vederlo mai più. Certo, non lo vogliamo. Per favore, questa cosa la dobbiamo sapere solo tu e io.
Luna, ecco, c'è una cosa che non... Toto lo sa già. Gliel'hai detto? Era con me quando ho visto la foto e non sapevo cosa dirgli. Non importa, va tutto bene. Meno male. Toto sapeva che sono tua sorella e ha saputo mantenere il segreto, quindi tranquilla, ci parlerò più tardi io. Bene, e Alessio? Alessio no. Perché non no? Deve saperlo nessun altro, non lo dirò nemmeno a mio padre. Va bene, ma mi sento così strana. Non sarà pericoloso? Dobbiamo rimanere unite, ok? Senti, Luna, e se non è lui? Se non è lui, può essere davvero pericoloso. Devo chiederti un favore. Resta sempre in contatto con me tramite il cellulare, con messaggini o come vuoi. E non restare mai sola con Gianni o con il suo complice. Hai capito? Sì, va bene. Oh, Luna, per favore, cerchiamo di stare molto attenti. Ho paura. Tranquilla, non ci succederà niente. E presto sapremo tutta la verità. Te lo prometto. Adesso vi faccio vedere io. Vi faccio vedere Clara, io. Clara, ti calmi. Che ti piaccia o no, lo spettacolo dobbiamo farlo. Come detto, nessuno mi può obbligare. Invece sì, ti possono obbligare. Ricordati quello che ti ha detto Victoria. Hanno già scelto la coppia che dovrà fare i protagonisti piccoli. Dai, Geronimo, raccontami un'altra barzelletta. Sei molto simpatico, lo sai. Non prenderla come uno scherzo, perché io dico sul serio. Non riesco a prenderti sul serio. Dai, Clara, per favore, basta litigare. No, e la sai una cosa? Non mi fido più di te. Lo so. Mi sono comportato male, però tornerai a fidarti di me in tempo per lo spettacolo. No, perché darò la parte da protagonista a Ken. No, no, per favore, no, sì, no. Scusate, perdonatemi, ho sentito bene? Hai per caso detto di avere qualche problema a recitare nello spettacolo? Sì. No, no. È inutile, non riuscirai a convincermi. Riuscirò a convincerla. Spero davvero che tu la convinca. Clara, ascolta, mi sto impazzendo. Ci sono problemi su tutti i fronti. Allora rispondetemi, come faccio a scrivere uno spettacolo che nessuno vuole rappresentare? Non lo so. Sapete una cosa, ragazze? Quello che non riesco a capire è perché preferite stare in silenzio. Perché prima di aprire bocca vogliamo sapere veramente chi è questo Gianni Moreno. Tutto qui? Ti è chiaro adesso? Sì, ho capito, ma non sono d'accordo. In più, può essere pericoloso per tutte e due. Sì, lo sappiamo, Toto. Anch'io l'ho detto a Luna, però lei sa come tutelarci. Prenderemo precauzioni. Mm-hmm. E inoltre, adesso siamo in tre. Toto, mi fido di te, ti conosco e so che non mi deluderesti mai. Sì, è così, però ragazze... E sei dei nostri o no? Per favore, Toto, dobbiamo sapere la verità. Ti giuro che staremo attente. Certo che... E va bene, contate su di me. Ah, sì, che bello. Grazie. La mamma mi ha promesso che cercava notizie sui miei veri genitori. E questo sarà un grande primo passo. Mm-mm. Avanti. Permesso, scusate, mi hanno detto che eri qui, Luna. Ah. Devo parlare con te. Mm-hmm. Bene. Ah, sì, andiamo, andiamo via. Andate. Certo. Sì. Dimmi, che succede? Mi trovo in guai seri. Beh, a dire il vero, tutti e due siamo nei guai. Perché? Povero Paul, non ci voleva questo problema. Se mi trovassi al suo posto farei lo stesso, mi prenderei un po' di tempo. E invece no, no, perché? Tra lui e Luna non c'è mai stato niente e dubito che ci sarà mai. Forse è così, ma Alessio non può saperlo. E comunque se all'improvviso nascesse no, qualcosa... No, no, Luna non ha mai provato niente per Paul. È stata proprio lei a dircelo. Sì, è la verità. Inoltre Paul non le ha mai detto quello che provava. Noi lo sapevamo, ma lei no. Io credo che nell'amicizia possano esistere dei sentimenti forti. Può succedere, ma il fatto che siano migliori amici non significa che provino qualcosa l'uno per l'altra. Per me Alessio sta ingigantendo la situazione, la fa sembrare peggio di quello che è. È tutta una questione di fiducia. Se Alessio ha reagito così è perché in fondo non si fida di Luna. No, per me fa bene. E quella storia con Felipe? No, niente a che vedere. Non ci pensare. Luna si è innamorata di Alessio appena l'ha visto. Sì, ma bisogna stare attenti perché con le donne non si sa mai. La fiducia uccide l'uomo. Come dici? Per caso non ti sei reso conto che ci sono anch'io qui? Forse non ti sei accorto che sono una donna, visto che generalizzi. Tu sei il mio bocconcino. Ragazzi, ho una brutta notizia. Clara non vuole recitare nello spettacolo. Ah, no, ma questo non è niente. Guarda che stai per perdere anche la grande star. Cosa? Sì, Paul ha detto a Luna che se Alessio non lo vuole come protagonista, allora si ritira. Ah, bene, perfetto. Avete qualche altra cattiva notizia? Così completiamo il quadro. Nessuna? È vero quello che mi ha detto Paul? Che non vuoi che reciti con lui? È la verità.
Non permetterò che l'ex ragazzo della mia ragazza, che sarà la mia futura moglie, la baci davanti a tutti quanti. Te l'avevo detto. Ex ragazzo, non siamo mai stati insieme, siamo amici, non c'è mai stato niente. Perché così hai voluto tu? No, Alessio, ascolta. Lui è sempre stato innamorato di te, Luna. O mi sbaglio, dico stupidaggini? Alessio, tra di noi c'è solo un forte sentimento di amicizia, niente di più. Ah, non è mai un forte niente. Sentimento d'amicizia. Ora sono molto più tranquillo. E allora che ci fai in questo collegio? Dai, Alessio, per favore. Vuoi provare l'insegnamento della Mastery? Non ci posso credere, calmati. Inoltre, non hai mai avuto una ragazza, mai. E chiunque potrebbe pensare che sei ancora innamorato di lei, o per no? Per favore, stai commettendo uno sbaglio enorme. Sì, certo. Ti sbagli di grosso. Forse tu non te ne sarai reso conto, ma gli altri lo sapevano che c'è qualcosa tra me e Gaia. Non so se ti importa saperlo. È la verità, e non è venuto da solo, ma insieme a Ivo e a Ulisse. E l'hanno fatto per il gruppo, capito? Per il gruppo? Sì, per il gruppo. E allora? Beh, scusate, ma questa non me la bevo. Non permetterò in nessun modo che questo ragazzo vada in giro a baciare la mia ragazza davanti a tutti. Fine della storia. Alessio, ti giuro che non riesco a crederci. Non lo so, se vuoi lascio la parte e basta. No, sì. No, è fuori discussione. Puoi lasciarci, voglio parlare un minuto con lui. La partita. Non vuole saperne. Te l'ho detto, quando mia sorella si mette in testa una cosa. Clara ha sempre avuto carattere. E a te piace così. E ti piace perché è una ragazza che sa quello che vuole. Non dare giudizi sulla mia ragazza, Augusto. Lasciami almeno dire quello che penso. Tienile perché le tue opinioni. Ragazzi, non vi mettete a litigare adesso, non è il momento. Ma se lo sanno tutti che gli piace Clara. No, questa è una bugia, perché lei non mi piace. Sentite, più da ragazzi, tanto. Ho un piano. Ascoltate. Allora, reciterai con Geronimo o no? Credevo sì. Che avresti fatto la difficile, ma che poi avresti ceduto. Sì, ovvio che reciterò con lui, Candy, ovvio. Lo immaginavo. Però prima voglio farlo soffrire almeno un pochino, perché si è comportato molto male. Dopodiché ci daremo la mano, proveremo lo spettacolo, faremo le coreografie e tutto tornerà normale. Sarà un successo, Candy, stai tranquilla, un successo. Sì. Clara ha detto che non vuole recitare, quindi le dirò che vi rimpiazzeremo Candy e io. A questo punto, se Clara accetta, io mi invento qualcosa per farti restare con Candy. Capito? Ah, no, non ho capito. Ascolta, Geronimo, se Clara vede che stai recitando con Candy, si ingelosirà, non potrà sopportarlo e vorrà recitare lei con te. Va bene, in fondo non ci perdo niente. Non lo so, per me hai esagerato. Geronimo ti ha fatto uno scherzetto, tutto qui. Sì, Candy, uno scherzetto piccolo che mi ha infastidito molto. Avanti. Permesso, ragazze? Ho il piano perfetto per risolvere questa situazione. Prima che i grandi ci sgridino perché quando stiamo dentro non vogliamo fare niente e quando stiamo fuori vogliamo recitare. Questo è vero. E allora qual è la soluzione? Lo faremo Candy e io. Ah, sì? Vi piace l'idea? Sì. Geronimo lo sa? Certo che lo sa. È il mio migliore amico. Come potrei non dirglielo? Perfetto, ragazzi. Clara, dimmi. A te sta bene? Sì, perché no? Anzi, ti dirò, trovo che sia perfetto, è la cosa migliore, fatelo voi, sì. Non vuoi pensarci neanche un po' o no, vedere no. Quello che succede con Geronimo? No, Candy, no. Voi volete, io non voglio, Geronimo non vuole, quindi la cosa migliore è che lo facciate voi. Però ditelo voi a Gaia e a Diego, andate voi, io me ne vado, con permesso. Sì, ciao, ragazzi. Che bello. Alessio, amore mio, mi vuoi guardare? Io sto con te, amo te, lo capisci? Ti giuro che non so se ridere o piangere per questa scenata che stai facendo. Non è una scenata, io sono geloso. E va bene, sono geloso, non so il perché, ma non posso farne a meno. A me sembra che stai soffrendo senza motivo. Non è senza motivo, abbiamo appena superato la storia di Felipe. Io non voglio che succeda ma niente di strano, stiamo per sposarci. Ma guarda, non sta niente di strano. Sì, ma potrebbe succedere non qualcosa. Non potrà succedere assolutamente niente tra Paul e me. Ma no, e perché no? Perché io sono molto sicura di quello che sento per te. Perché ti amo, amo te e nessun altro. Ma sai cosa succede? Che non è di te che non mi fido, è di lui. Ma perché non ti fidi di lui? Perché in scena sarete coinvolti, vi bacerete. E lui è un uomo e può confondere le cose. Hai visto, no? Ah, e che cosa vuoi dire? Che tu come uomo saresti debole e potresti cadere in tentazione? No, prima cosa, come uomo non mi presenterei al provino di una commedia musicale. Secondo, non stiamo parlando di me, quindi non sviamo il discorso. Bene. Io non sono d'accordo con le tue critiche e la tua mancanza di fiducia, ok? Va bene. Allora stammi a sentire, facciamo una cosa. Una cosa sensata. Se non sarà lui a rinunciare, rinuncia tu e basta. Tutti contenti e fine.
Bene. Tu sei un ragazzo venuto da un altro paese e non conosci nessuno, quindi entri e saluti. Bene, ok. Azione. Ciao. Devi salutare timido. E come faccio? Ah, lo so. Azione. Ciao, timido. Se ti dico che sei di un altro paese, non parlare nella tua lingua. Ma come faccio? Ah, aspetta, lo so, lo so. Benji, sei sfrontato. Devi sembrare timido, come se fossi impaurito. Ma come faccio? Non so come farlo. Ah, ascolta. Pensa che vuoi farti degli amici. Li vuoi a tutti i costi, ma non sai come fare. E allora dimmi quello che devo fare, io lo faccio, dai, dimmelo tu. Zero immaginazione proprio, non sai improvvisare, non ne hai la minima idea. No, non so improvvisare. Mi vuoi dire che ci faccio io con te? Aspetta. Pronto? Ah, sì, mamma. Sono dure le prove di recitazione? Sì, molto. Aspetta, è mia madre. Ah, non lo sapevo. Sì, sì, mamma. Va bene. Ok. Ciao. Mi ha detto di uscire un istante perché ora passa con la macchina e devo darle un bacio. Adesso? Sì, è mia madre, non posso dirle di no. Un vero attore non lascia mai le prove in sospeso, mai. Nemmeno per la mamma. Va bene, ciao, a più tardi. Oh, mamma. L'elefante guarda verso mamma, la finestra, questo corno. Entra pure, amore mio. Ti disturbo, no, forse? No, non mi disturbi mai. Sedetevi pure. Sto sistemando un po' questa scrivania perché è piena di coccodrilli, certo, pietre. Certo, tutte le cose di Diego. Sì, dimmi. Mamma, ascoltami. Ho detto a Toto che mi avresti portato al cimitero a vedere la tomba dei miei genitori biologici e vorrei che fosse il prima possibile. Sì, puoi starne certa. Se io prometto una cosa, la faccio. Se ti ho detto che ci andiamo, ci andiamo. Un'altra grazie. Cosa. Ho detto a Guzman che... E questo? Di venire con noi al cimitero. Con Luna? Ovvio, con Luna, ma certo. Ah, va bene. Luna vorrà sicuramente venire. Sì, penso di sì, certo, ovvio. È ovvio. Quindi quando voi vorrete, buttalo nel secchio che è vecchio. E quando vorrete, ben inteso, e nel momento in cui decidete, andiamo. Bene, andiamo adesso. Vuoi andare oggi? Adesso, sì. Allora fate una cosa, tieni figlia mia, buttalo nel camino o regalalo. Uh-huh. Facciamo una cosa, andate a casa, la piantina no che è importante, andate a casa e organizzatevi. E io chiamo Guzman, gli dico di chiamare Luna e ce ne andiamo. Andiamo subito, mamma, benissimo. Grazie, mammina. Tieni, portatela vicino al fiume, perché le pietre appartengono al fiume. Ah, come vuoi. Quello che sto per dirti ti farà ridere, ma l'atteggiamento di Alessio è comprensibile. E vediamo perché pensi questo? Ma perché Paul è un tuo amico fidato, vi volete bene, lo conosci da tempo e lui... Lui ti ha seguita in collegio. In qualche modo Alessio ha ragione, perché quando ha capito che venivi qui a lavorare, Paul ti ha raggiunto alla Mastery School. Papà, tutti i ragazzi mi hanno seguita e l'hanno fatto per continuare a suonare insieme. Li conosco da quasi 5 anni. E va bene, spiegalo ad Alessio. È geloso ed è logico che veda fantasmi ovunque. Non può non fidarsi di Paul, papà. Non commetterebbe una simile sciocchezza, né tantomeno rovinerebbe la mia relazione con lui. Una certa esperienza. A 40 anni passati ce l'avrò. Sì, cerca so. Di capirmi. Alessio diventerà tuo marito. E quindi è logico che abbia paura di vederti salire sul palco con Paul. Possono succedere delle cose, non lo so, potrebbe accadere qualcosa. Pensa se il ragazzo ti baciasse e riaffiorassero i sentimenti no. che aveva per te un tempo. Papà, dai, no, io sono innamorata di Alessio e Paul è un mio amico e finisce qui. Va bene, amore mio. Però c'è un proverbio che dice che chi si è scottato con l'acqua teme anche l'acqua fredda. Mm-hmm. Alessio si è già scottato con Felipe. Mm-hmm. Inoltre ti assicuro che se solo avesse intuito quello che sarebbe successo con Felipe quando è arrivato in collegio, lui avrebbe assunto lo stesso atteggiamento che ha con Paul adesso. Pensaci e bevi il tè che è buonissimo. Che cos'era questo? Questo era un bacio. Sì, lo so che era un bacio, ma io credevo che fossi ancora arrabbiato con me. No, perché? Per la storia del monologo? Mm-hmm. No, no, riconosco di aver esagerato un po'. Solo un po' e basta? E va bene, abbastanza. Mm. Mi perdoni? Non
so se posso perdonarti adesso. Ovvio che ti perdono, mio protagonista preferito. Candy, amore mio, vieni. Non so se avete saputo che alla fine la coppia della commedia musicale saremo Benji e io. E Geronimo e Clara? Si sono ritirati. Ne sei sicura, tesoro? Sicurissima. E comunque non preoccupatevi, perché io sono un'attrice più brava di Clara. Non so se sapete che io sono una vera attrice. Ho girato diversi film. Sì, l'abbiamo sentito dire. Bene, meglio così, allora. Cercate di darvi da fare con il copione. Ho bisogno di scene in cui io posso esprimermi. Bene, ora me ne vado perché Benji sta per arrivare. E abbiamo cominciato ad esercitarci su un testo. Oh, che lavoro terribile mi aspetta con Benjamin. È molto sensibile, però ha tanto da imparare sulla recitazione. C'è da dire che è piuttosto gretto, ma non preoccupatevi, tirerò fuori il meglio da lui. Avete visto Alessio com'è stato bravo a mettere i puntini Basta, sulle i? Basta, non dite stupidaggini, la verità è che non so cosa gli sia preso. Cosa ho fatto per meritare una reazione non così? Non lo so, non lo so, qualcosa avrei fatto. Ma che dici? No, niente, non ho detto niente, non dico niente. Inoltre tra voi due non è mai successo niente, almeno che io Beh, sappia. Per questo non capisco perché reagisca così. E pensate se si fossero dati anche solo un bacio. Oh, ragazzi, sono sconcertata, vi giuro che non so che cosa fare. Poverina. Ti voglio dire una cosa, Luna non si merita quello che le stai facendo. Aspetta, posso sapere a che titolo parli? Vuoi sapere perché mi permetto? Perché dopo quello che è successo tra lei e me, sono sicuro che non starebbe con nessun altro al di fuori di te, per questo. Dico sul serio, non ho nessun problema a farmi da parte e a lasciare il mio ruolo a qualcun altro. No, non voglio che accada perché non mi sembra giusto. Sì, ma non è neanche giusto che tu litighi con Alessio per una cosa simile. Inoltre, non è che io muoia dalla voglia di recitare. Mi sto sbagliando io o quello che realmente ti preoccupa è che questo comportamento possa ripetersi in futuro? Sì, può essere. La verità è che non mi sarei mai immaginata che Alessio potesse essere tanto geloso. Lascia che ti dica due cose, Felipe. La prima è che non hai nessun diritto di giudicare situazioni che vanno oltre a quelle che credi di aver vissuto nelle tue vite passate. E la seconda è che io mi fido di Luna, ma non mi fido di Paul, è chiaro? A me sembra che tu non abbia fiducia in lei. Perché se ti fidassi, ti renderesti conto che quello che sente Paul o che potrebbe sentire non danneggerebbe la coppia. Sai che penso? Che tu non meriti affatto Luna. Oh, bene. È chiaro. È tutto chiaro. La gelosia è la peggior cosa che ti possa capitare in amore. Per chi la prova e per chi la subisce, che in questo caso saresti tu. Esatto, e io credo che se questa volta cedi e lo lasci vincere, quando vi sposerete, lui vorrà vincere sempre. Lo pensi davvero? Credo che Ulisse abbia ragione. La cosa migliore che puoi fare è opporti e dire chiaramente che tra te e Paul non c'è stato e non ci sarà mai niente. È troppo paranoico. Questo è esattamente quello che farò, adesso. Fai Bravo. Bene. Dai. Dimmi, papà. Sì, al cimitero? Va bene, arrivo. Doveva succedere proprio adesso, ma dov'è finito? Forza, andiamo, Benji! Finalmente, dove sei Aspetta, stato? Aspetta, fermati qui un attimo! Cosa è successo? Non puoi capire! Perché no? Sì, ha dato un calcio e... Sì, credo di essermi storto la caviglia! Proprio adesso non ci posso credere! Non fa niente, ho convinto Geronimo, quindi sta tranquilla! Hai accettato sul serio? Sì, non ho scelta, povero Benji, guarda com'è messo male. Spero che non ti dispiace se recito con te, no? Quale alternativa ho? Benissimo! Au! E così sia. Io accetto di dividere la scena con te, però dovrai sottoporti con attenzione all'allenamento intensivo che Benji stava per cominciare. Allenamento intensivo? Senza allenamento non accetto l'accordo. E va bene. Sono Chiara? No, sei Candy, ma lo farò lo stesso, va bene. Thank you.
Perché non c'è la loro foto sulla tomba? Non lo so. Ma saranno loro? Non lo so, Miranda. Guarda, l'incidente è del 1999. Dobbiamo verificare l'incidente, Luna. Dobbiamo investigare. Ti senti male? È per la storia di Paul, vero? Non sapevo che fossi così geloso. Io nemmeno. Non lo so, non lo so. È come se in testa avessi una voce che mi tartasse, che non mi lascia pensare, non mi lascia mangiare, non mi lascia dormire. Che cosa ti dice questa voce, Alessio? Mi ripete in continuazione di non permettere a nessuno né a qualcosa di allontanarmi da Luna. Però tieni anche presente una cosa. Paul è amico di Luna da molti anni e non è mai successo niente tra loro. Perché dovrebbe succedere adesso? Io non credo. Non lo so. Però qualcosa mi dice che se permetto a Paul o a chiunque altro di separarci, questa sarà la volta definitiva e... Io non posso perdere Luna. Non posso. Sei un uccello, parli come un uccello, cammini come un uccello e saluti come un uccello. Voglio la pappa, voglio la pappa! Adesso va bene? Ora il tempo rallenta e adesso tutto è lento, ti fa male la pancia. E reagisci lento, molto lento. Per favore, Anastasia, non girarmi le spalle ancora! Non perdere l'opportunità di essere felice un'altra volta! Lasciami in pace, Dimitri. Non ti rendi conto che sono altri gli obblighi che devo rispettare? Il nostro amore è impossibile. Oh, dai, Geronimo! Questa è la parte in cui ti disperi e ti avvinghi ai miei piedi. Ecco qua! No, mia principessa, no! Non lasciarmi, per favore! Non lasciarmi, no! Geronimo! Oh, Clara! Che significa questo? Stavamo solo provando. Benji si è storto un piede e Geronimo prenderà il suo posto. Non credo proprio, non permetterò che tu, Candy, reciti con Geronimo. Ma è un caso di forza maggiore. Che cosa mi importa della forza maggiore? Con Geronimo recito io e il mio ragazzo, il è chiaro? Il tuo ragazzo? Sì, e non reciterà con nessun'altra ragazza. Ma io... Niente ma, andiamo Geronimo. Sì, Clara. Ora ti spiego meglio com'è andata. Io non ci posso credere. Clara non è più la ragazza di Geronimo. Perché ha reagito così? A me sembra che gli piaccia un po', non trovi? Sì, e io non potrò più salire sul palcoscenico. In fondo mi ero solo illusa che avrei potuto mostrare le mie doti di attrice, ma adesso niente. Ma Candy, stai tranquilla che arriverà un'altra opportunità. Non avrò un'altra opportunità. Alla fine la colpa di tutto questo è solo tua. Io? Perché dai la colpa a me? Sì, a te. Se non ti fossi storto la caviglia non sarebbe successo niente di tutto questo e avremmo recitato nello spettacolo. E dai, Candy, è stata sfortuna! Sono un genio, eh? Andiamo, andiamo! Cosa stai cercando, Miranda? Informazioni sull'incidente dei miei veri genitori. Ecco qua. Vediamo. No, no, leggi tu. Io non voglio, non ce la faccio. Io leggo, eh? Sì, leggi. Incidente mortale. Dopo l'inevitabile scontro, la macchina di proprietà dei coniugi... Moreno ha preso fuoco immediatamente. I corpi di Gianni Moreno e sua moglie non sono mai stati ritrovati. L'incendio è divampato distruggendo tutto. Non può essere. Questo significa che... Che sono morti nel modo peggiore, Miranda. Anche se i corpi di Gianni e Silvia Moreno non sono stati risparmiati dalle fiamme... Che cosa pensi? Ti rendi conto di che cosa significa, Totò? Non hanno trovato i corpi. E questo cambia tutto.
Grazie, amico mio, sei un vero genio. Il tuo piano ha funzionato alla perfezione. La verità è che non mi devi ringraziare, perché per un amico come te io farei qualunque cosa. Non solo, Clara recita con me, ma vuole anche essere la mia fidanzata. Bel colpo, che genio, che maestro. Aspetta, mi accompagna a dire a Diego che Clara ha accettato. Bene, andiamo. Benji? Ah, che dolore, non riesco a stare in piedi. A me sembra che tu non abbia niente a questo piede. Perché dici così, Candy? Ai, ai. Perché ti ho visto e non zoppicavi neanche un pochino. Che sta succedendo qui? Bene, bene, bene. Ciao. Stavo controllando dei documenti che avevo nello scantinato e ho trovato una lista di probabili municipi che all'epoca erano interessati ad aprire una nuova mastery. Che bravo, bene. Chi è? Lei è Eugenia. Che carina. Ancora non mi capacito della reazione di Alessio. Ti assicuro che neanche io mi aspettavo fosse così... così geloso. Sì, ma a questo c'è una spiegazione. Quando si è gelosi della persona che si ama, significa che non si ha fiducia in lei. E se non ci si fida di chi si ama, allora non è vero amore, capito? Tu credi? Io di Eugenia mi fidavo ciecamente. Magari potessi incontrare un'altra donna di cui fidarmi. E come dovrebbe essere questa donna? Come te. È successo qualcosa? Sì, certo. Io e mia sorella Luna sappiamo chi è lei. Ecco, l'ho trovato. Al momento della morte, Gianni Moreno scappava da un ordine di cattura, valido su tutto il territorio nazionale, per truffa ai danni dello Stato. Non può essere! Si crede che al momento dell'incidente, che gli ha costato la vita, Moreno cercasse di uscire dal paese in compagnia di sua moglie. Devo dirlo subito a Luna e Miranda. La cosa si sta complicando. Luna, parliamo. No, adesso no. Bene, se non vuoi parlare, io ho bisogno di dirti una cosa. Se tu continui con questa idea di fare la commedia musicale con Paul, dimentica i nostri progetti. Che cosa? Quello che ho appena detto. Il matrimonio si sospende. Que siempre está conmigo, sí.